E in questa nuova puntata della Calabria del Sapore siamo a Varapodio. È un piccolissimo paese in provincia di Reggio Calabria. Ha una storia antichissima, delle tradizioni molto molto belle, anche dei ritrovamenti storici molto interessanti. A parte questo faremo anche due ricette contro il cancro, fatte dalla fondazione di Walter Longo. Preparatevi! Ciao, sono Alessio Sorce. Sono stato adottato da questa terra, la Calabria, e mi sono innamorato dei sapori che offre. Quindi attraverso i miei occhi e il mio palato vedrete i più bei paesaggi e assaporerete le più buone pietanze che si possano cucinare. Cucinerò in posti panoramici e vi farò scoprire tutto quello che c'è di magnifico e meraviglioso in questa fantastica terra. Sapete, ho viaggiato per il mondo, ma terre come la Calabria difficilmente ne ho viste. Per questo ho ideato questo programma per voi. Ed eccoci qui, con grande onore, con il sindaco Orlando Fazzolari. È un piacere immenso, soprattutto perché prima che ci conoscessimo, mi permetti di darti del tu, no? Vabbè, certamente, certamente. Tutti gli abitanti, ma tutti, di Varapodio stravedono per te. Quindi, ancora prima di tutto di quello che parleremo, complimenti e complimenti per come tiene il paese. Ti ringrazio, ringrazio tutte le persone che parlano bene di me. Non so se merito tutta questa loro benevolenza, comunque mi fa piacere, perché se il popolo parla bene vuol dire che si amministra bene, quindi la gente è contenta. E noi amministratori lo siamo altrettanto. Io ho fatto tante ricerche, sai bene che io ho anche un gruppo di storici, che sono gli Storical, che mi seguono, e infatti al momento che ho presentato che venivo a Varapodio a loro per trovare materiali che era tangibile, nel senso cose che sono vere, non ricercate a caso, io ho fatto un lavoro di circa 6 ore di ricerche, che è tantissimo. È una bella cittadina ricca di storia. Sì, ricca di storia, adesso è anche ricca di eventi, tante iniziative che fanno parlare di noi e abbiamo tante testimonianze attive e positive anche dall'Australia, dall'America. Mi scrivono da tutte le parti con emozione perché ci tengono e sono contenti di quello che vedono, perché comunque anche per i varapodiesi che vivono in giro che vivono in giro per il mondo, con orgoglio raccontano le cose che noi facciamo. Certo. E questo ci riempie di tanta soddisfazione, perché rendere orgogliosi quelli che comunque non vivono nel paese, abitano fuori, è ancora più emozionante. Prima hai detto iniziativa. Io, sai bene che sono chef, sono uscito tra i migliori 7 della Calabria, e quindi c'è un'iniziativa a cui io sono molto interessato, che mi ha messo già la pulce nell'orecchio, e che si parla di un tema, diciamo, anche delicato. Legando la mia cucina a quello che stiamo presentando con la Calabria dei Sapori, diciamo che qui a Varapodio faremo due ricette che vanno a prendere l'alimentazione di un noto dottore, che è Walter Longo. Adesso apriremo una piccola parentesi, man mano che gireremo per il paese ti va di presentare un pochettino quello che appunto è il simbolo di quello che tu stai facendo e che noi cerchiamo di fare in piccolo aiutandoti. Abbiamo, diciamo, proposto uno studio con la collaborazione dello scienziato, nonché ricercatore e nutrizionista, il professore Walter Longo, e coinvolgendo anche la sua fondazione, la fondazione Walter Longo, che ha sede a Milano, e due università, Cosenza e Palermo. Le cose qui si fanno... Abbiamo messo insieme un comitato assolutamente di altissimo spessore, è di grande valenza tecnico-scientifica. Pertanto, con questi elementi ci stiamo spingendo a presentare uno studio che è il primo in Europa. È una cosa che in Europa, quindi in Italia, non era mai stato fatto. C'è qualcosa di simile che è stato realizzato in America, esatto, ma in Europa è il primo. Ecco perché sia Bloomberg che uh-huh. National Geographic hanno acceso i riflettori su Varapodio, perché questo studio
avrà un'importanza notevole per il futuro, insomma, perché noi andremo a fare uno studio randomizzato, quindi su un campione di 500 persone, e quindi uno studio clinico, e le cose che noi andremo a sperimentare sono queste, quindi attraverso dei controlli sulle persone, attraverso una sana e giusta Alimentazione. alimentazione, attraverso un percorso guidato anche dai nutrizionisti, noi non solo andremo a diciamo, realizzare come diciamo, prodotto finito, che così facendo si vive meglio, quindi in Certo. maniera più salutistica, più sana, e quindi diciamo, le persone poi avranno un impatto diciamo meno invasivo per quanto riguarda la spesa sanitaria, nel senso che si vive più sani, si vive meglio, però il risultato, che sarà un risultato straordinario, stabilirà che così facendo c'è un'aspettativa di vita superiore di almeno 5 anni. Quindi non Non solo si faccio. vive più sani, Certo. in maniera più salutistica, si vive di più. Lo studio durerà 18 mesi Ok. e alla fine, diciamo, un comitato etico-scientifico stabilirà, diciamo, quelli che saranno stati i nostri risultati, perché cioè, questo studio poi sarà utilizzato su Ok. base Certo. europea e quindi parte da Varapodio, però poi Si allarga, certo. sarà diffusa a ombrello, quindi tutti potranno beneficiare. Ti va se scendiamo, facciamo vedere brevemente quello che è il comune e intanto che magari parliamo assieme appunto di questa iniziativa che è importantissima, magari facciamo un pochettino un giro per il paese e intanto continuiamo a parlare di questo, che così facciamo vedere anche le Sì, poi bellezze di possiamo Varapodio. anche andare, facciamo una passeggiata fino a dove ci sarà la sede Ok. che ospiterà questo studio. Dal municipio ci porta a questa struttura che è la biblioteca comunale, dove all'interno della stessa ci sarà questa sede amministrativa, sede logistica, che appunto ospiterà tutte le attività che saranno annesse e connesse allo studio, e quindi con l'occasione Ottimo. andremo a fare una visita. Cosa mangiare per vivere a lungo? In tanti si domandano questo, penso quasi tutti, per avere un bel fisico, per stare bene, per non sentirsi affaticati. Vedete, secondo Longo, la prima cosa da fare è ridurre l'apporto proteico. Quindi l'ideale sarebbe seguire una dieta vegetariana con l'aggiunta di pesce 2 o 3 volte alla settimana. Poi è importante non mangiare zuccheri ed eliminarli quasi del tutto, come i grassi saturi e i grassi anche insaturi. Mangiare tanti legumi, piselli, ceci, fagioli. E poi a portarli anche con frutta secca, quindi noci, nocciole, arachidi, gli anacardi che fanno molto bene anche al cuore. Anacardio, infatti il nome, va a ricordare il cardio, il cuore. Quindi è importante avere questo con una forte base ad utilizzare l'olio d'oliva. L'olio d'oliva è molto salubre per il nostro corpo. Ed eccoci qui in un'altra ricetta da Calabria dei Sapori. Porteremo avanti il discorso appunto della dieta di Walter Longo. Quindi oggi la ricetta che vi faccio è semplice, però è molto fresca e molto estiva. Quindi sarà un couscous aromatizzato molto easy, molto semplice, con una ratatouille di verdure in bianco, quindi senza pomodoro. È molto salubre, è molto leggero, è molto fresco ed è ricco appunto di fibre e vitamine come piatto. Quindi andremo a dare un tocco sano a quello che è il nostro corpo. Cominciamo, ci servirà un peperone, una zucchina, una melanzana. Una carota e mezza, cipolla di Tropea e poi il couscous. Iniziamo col fare bollire la nostra acqua. Allora, qui ci sono circa 70 g di couscous. È molto semplice come ricetta. A questo punto mettete
un filo di olio extravergine, andate a versare l'equivalente di 70 grammi di acqua bollente e coprite. In questa maniera dovete lasciarlo riposare per circa dagli 8 ai 10 minuti, in maniera che assorbe tutta l'acqua e si gonfia. Adesso andiamo avanti con il resto della nostra ratatouille. Allora, intanto iniziamo a preparare la nostra ratatouille. Quindi, iniziamo a pulire la nostra carota, accendiamo il nostro fuoco e facciamo un taglio a losanghe. Com'è il taglio a losanghe? Praticamente sulla verticalità della verdura andremo a tagliare di sbiego. E mettiamo un filo di olio. Andiamo avanti anche con la nostra cipolla. Qua possiamo fare degli anelli un po' più grandi. Procediamo con un quarto di peperone. Andiamo a dividere a metà la nostra parte e facciamo il nostro taglio. E uniamo. Andiamo avanti anche con la nostra zucchina. La dividiamo in due. Uniamo. E alla fine, come in Calabria non si può mettere, che penso che è la verdura più utilizzata di tutte, e la nostra melanzana. La melanzana faremo una filangée un po' più lunga, così, e l'aggiungiamo. Adesso la cottura deve essere molto calma, molto rilassata, senza che soffriggiamo troppo, perché appunto dobbiamo fare attenzione alla combustione degli oli, che possono essere anche cancerogeni. Mettiamo giusto un filo di sale, un filo di pepe e lasciamo cucinare molto molto lentamente. L'alimentazione può essere un tema centrale, ma sappiamo che un'alimentazione bilanciata è sana ed edificante per sia la mente che per il corpo. Vedete, in questa puntata parleremo marginalmente del cancro, anche definito come il male del secolo. Legando la Calabria dei Sapori a questo progetto della Fondazione Walter Longo, mettiamo al centro dell'attenzione l'alimentazione, che nel frattempo ci permette di operare un'eccezionale distinzione fra cellule normali e cellule del cancro. Le cellule normali, perciò quelle buone che ci sono nel nostro corpo, sanno cosa fare quando siamo a digiuno, perché ricordiamoci che il digiuno fa parte della nostra discendenza. Nel corso del tempo abbiamo fatto molti digiuni nelle generazioni passate, mentre le cellule tumorali invece si trovano in grande difficoltà quando non ricevono dell'alimentazione, dell'alimento. Quindi di conseguenza queste cellule rimangono affamate. Questo dà un potere notevole a questa terapia antitumorale, a questa alimentazione dove faremo queste due ricette diverse dal solito, e infatti vanno ad aiutare quelle che sono delle terapie come la chemioterapia, l'immunoterapia o la terapia ormonale. Si possono fare varie cose: seguire una dieta pescetariana, quindi con molto pesce durante i pasti, no? Oppure una o due volte alla settimana limitarne l'eccesso delle proteine di derivazione animale. Troppe proteine di origine animale sono associate all'aumento del rischio dei tumori, e quindi una dieta pescetariana associata a un po' di pasta, molte verdure, molti legumi rappresenta o il pranzo o la cena ideale.
Perché è importante cucinare in una maniera sana e senza fare tipo delle combustioni di olio? L'olio ha delle varie temperature, dove a un punto dove quando inizia a bruciarsi, quando inizia a fumare, quando inizia ad essere troppo caldo, ed è pericolosissimo, è nocivo per il corpo umano, anche perché espande appunto delle piccole particelle che sono tossiche, cancerogene per quello che riguarda fegato, pancreas, e poi sono tutte malattie che derivano anche da quelle che poi iniziano troppi lipidi e il resto. Quindi vedete, non essendoci un soffritto, andiamo ad alleggerire quella che è anche la parte, diciamo, di digestione, ed è importantissimo guardare sotto questi casi, dato che stiamo parlando di questa dieta, questi punti di vista. Allora, vedete il couscous di cui vi parlavo prima? Ha assorbito tutta l'acqua e si è insaporito. Adesso andiamo a fare la nostra base di verdure. Vedete che sono abbastanza liquide, è fatta apposta perché questo, diciamo, brodetto andrà a condire il nostro couscous. Quindi iniziamo con il fare il nostro taccone. Devono essere molto croccanti e non troppo cotte, perché se si cucinano troppo vanno a perdere anche le qualità primarie che hanno. Una volta che abbiamo fatto il nostro taccone per bene, andiamo a mettere di sopra il nostro couscous. E andremo a decorare con peperoni, le zucchine, brucia un pochino, quindi utilizziamo questo, e un po' di fondo di cottura. Mettiamo un po' del nostro pepe, l'olio non dimentichiamolo, e voilà. Il nostro couscous con il giardinetto di verdure, ovvero anche la ratatouille. Allora, qui da Piazza Nassiria, questa volta io non voglio chiudere la puntata, non voglio dire nulla, lo faccio fare al sindaco. Quindi mi dai l'onore di far presentare a te cosa ci sarà domani? Domani ci sarà l'inaugurazione della sede, quindi ufficialmente parte lo studio. Saranno coinvolte le università, sarà coinvolta la fondazione, e quindi ufficialmente domani diamo il via a questo grandissimo progetto che farà parlare di noi in tutto il mondo. Benissimo, allora qui da Varapodio io che devo dire? Domani dovete venire tutti, chiunque sta guardando adesso la trasmissione deve venire, per prima cosa anche conoscere Orlando che è una persona speciale, venite a conoscere appunto quello che sta attuando qui a Varapodio, che sarà un centro secondo me mondiale per la scelta che hai fatto, e praticamente la prossima settimana. Seguite tutti alla Calabria dei Sapori, ciao! In questa nuova puntata della Calabria dei Sapori siamo a Varapodio, siamo di fronte alla statua Asinicoppi, spero di averlo detto giusto, preparatevi che la ricetta sarà fantastica, e dopodiché ci sarà il bellissimo centro storico che veramente è raffinatissimo, bellissimo e superlativo in tutto. Ciao! Dieta della longevità proprio qui a Varapodio, no? Varapodio è il paese.